Un giorno a Milano. Sguardi sulla città che si trasforma. Sono Cristiana Mariani, giornalista del quotidiano Il Giorno. Oggi è passata a trovarci un'amica e cantautrice. Siamo qui con Anna Cacopardo in Arte Cara. Sono una bimba, ho due treccine, sono un tormento. Sulle ginocchia i lividi, mi piove in testa, ci sono i tuoni ma non li sento. Anna, spiegaci, chi è Cara? Chi è Cara? Un bel casino. nel senso che la musica per me è sempre stata attaccata alla mia vita, per cui diciamo che Cara non è altro che tutti i casini della mia vita, tutto quello che vivo mescolato assieme. È quello che cerco di fare con la musica, è proprio mescolare tutto quello che vivo, che mi tocca, e tradurlo poi con le parole, con i suoni. E Cara è tutto questo. Come hai iniziato a fare musica? Ho iniziato fin da piccola, è stato molto naturale perché diciamo che per me quella che ho con la musica, avevo una relazione vera e propria. E quindi da che sono entrata in contatto con la musica è stato naturale poi iniziare a comunicare tramite la musica. Quindi ho iniziato a cantare, a suonare il piano, poi per accompagnarmi, per scrivere. E quindi poi da lì è diventata il centro della mia vita. Penso soltanto a quando è che arriverà il mio momento. Con i miei occhi lucidi guardo gli ombrelli litigare col vento. E Milano che sta impazzendo. In verso casa parli di Milano che sta impazzendo. Che rapporto hai con questa città? In realtà nella canzone ho capito dall'esterno che sembra che ci sia un brutto rapporto tra me e questa città. In realtà non del tutto, nel senso che sono anche molto legata a questa città. Ci sono tanti aspetti che mi fanno stare bene, tra cui paradossalmente il caos. Cioè, dico sempre che mi piace anche vivere e sentire il traffico in strada, che forse non è una cosa così comune, per alcuni sì, per alcuni meno. Però cioè, è una città che grazie anche al caos mi dà un senso di riservatezza, di privacy. Al tempo stesso questa cosa della velocità, del correre a tutti i costi senza fermarsi magari ad ascoltarsi, ascoltare quello che c'è fuori, è una cosa in contrapposizione proprio con la mia persona, per cui a volte chiaramente c'è anche un po' di difficoltà nello stare in mezzo a tutta questa corsa, ecco. Come nasce la tua musica? Come nasce una tua canzone? Dipende, in mille modi può nascere, può davvero... mi capita tantissimo che in momenti, come in verso casa, in momenti proprio quotidiani, di visualizzare delle immagini. Per dire, verso casa è nata da un'immagine, ero in cucina e mi sono vista dentro questa lente di ingrandimento, che poi è la prima frase del testo, e mi sono vista da bambina in mezzo a una Milano che per me da piccola Milano era il Duomo di Milano, e sono vista proprio seduta sui gradoni con lo sguardo fisso per i fatti miei e la gente che correva impazzita. E quindi mi capita spesso di scrivere una canzone in momenti improbabili, però può nascere in studio, può nascere da una frase, da una melodia, da qualsiasi cosa. Tu cosa ricordi del weekend? Una macchia di salsa in Messico, per il resto un sabato pessimo. Fedez, Shadia Rodriguez, insomma, nella tua carriera fino adesso ci sono diverse collaborazioni. La musica è condivisione? Sì, per me già quando scrivo un pezzo c'è uno scambio, cioè è proprio un parlare con me ma anche con qualcun altro, per cui sicuramente anche poi le collaborazioni rientrano in quella mescolanza che per forza di cose si crea sia quando fai tu musica in studio e poi la condividi con gli altri e a maggior ragione quando poi lavori con altri artisti. Com'è nata la collaborazione con Fedez? È nata da un incontro, non c'era un'idea di collaborare, l'ho conosciuto nello studio del produttore con cui stavo lavorando e lui stava lavorando a delle sue cose, quindi c'è stato uno scambio umano, musicale e quindi ci siamo conosciuti, semplicemente è infatti bello perché è stato molto spontaneo e poi dopo a posteriori è nata una collaborazione, quindi molto bello. Necessito di un cuore nuovo, confermo l'ordine su Glovo. Non penso sia un problema alla mia età. Tic, tic, tac.
tac. Non credo all'anima gemella, però per tutto il tempo che ho farò peace and love come Yoko e John. Ogni settimana escono migliaia di canzoni sulle varie piattaforme streaming. Perché la gente dovrebbe scegliere proprio Cara? Ma faccio fatica a rispondere a questa domanda, perché ti dico, più che dirti il perché, ti dico quello che spero, cioè che spero che qualcuno possa sentirsi un po' compreso dalla musica che faccio, ma per il semplice motivo che a me la musica ha dato questo nella vita. Quindi se io voglio fare questo, in primis è perché spero che qualcuno possa stare bene ascoltando la mia musica. Quindi ho questa speranza e se accade sono contenta. Invece cosa ti auguri per Cara e cosa ti auguri per Anna? Allora, auguro la stessa cosa, perché in realtà sono appunto la stessa cosa, per il discorso che ho fatto prima, cioè che io ho sempre fatto fatica a separare la mia vita personale da quella musicale. A volte ha rappresentato un problema e a volte è anche giusto separarle le due cose, però anche trovare un equilibrio, perché comunque la musica è comunque al centro della mia vita e non voglio che questa cosa cambi. Quello che auguro a Anna, che è connesso a quello che poi auguro a Cara, è sicuramente di imparare ad avere una propria stabilità anche senza per forza riconoscersi in Cara. E quello che auguro a Cara è di fortificare Anna senza però farle mancare anche il suo respiro, che è un po' complesso forse come concetto, però spero si possa capire. Quali sono le tue influenze musicali? Allora, tante, nel senso che ascolto tanta musica, sono cresciuta col cantautorato, e prendo Lucio Dalla come nome perché poi anche il mio nome d'arte l'ho preso dalla canzone Cara, però in realtà poi mescolo tantissimo. Adesso sto ascoltando tanto l'album di Boy Genius, che mi sta, cioè l'ultimo album mi è davvero piaciuto tanto, anche l'ultimo album di Cosmo è davvero incredibile, sono arrivata alla fine, all'ultima traccia, che ero a pezzi, nel senso emotivamente mi ha dato tanto. Quindi cerco sempre di mescolare, è una cosa che mi viene spontanea e che poi cerco di riversare anche quando scrivo. L'ultima domanda è obbligata. Progetti futuri? Verso casa è una canzone che è l'inizio di un nuovo viaggio per me, quindi sicuramente ci saranno presto tante altre evoluzioni, nuovi brani che poi porteranno a un progetto più ampio, a un disco. Adesso mi sto concentrando comunque sul presente, su questa uscita, però sicuramente presto ci saranno nuove cose. Grazie mille. Grazie. Con la testa bagnata andiamo verso casa, chissà come mai aspetti sempre la fine per metterti.